E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con un nuovo pezzo di armatura. Sto parlando delle braccia per lo stregone, braccia esotiche per lo stregone artista in fuga. Braccia aggiunte con il nuovo DLC, quindi il azzardo cosmico, e di cui adesso andremo subito a leggere il perk. PS, sono stato abbastanza sculato a dropparle subito. Il perk duodinamico di questa armatura ci permette, tenendo premuto L2, di convertire la granata d'arco in un'anima d'arco super caricata. L'anima d'arco funziona come una torretta automatica. Essenzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che con questo pezzo di armatura equipaggiato noi potremmo trasformare la nostra granata, che può essere una qualsiasi granata d'arco. Adesso gli ho messo il fulmine globulare, qui l'armonizzazione del controllo, perché essenzialmente ho provato in questi giorni l'evoca tempesta e devo dire che fa veramente vomitare. Quindi dicevo, andrà a convertire la nostra granata in una specie di anima d'arco portatile che sparerà più frequentemente. Ma adesso andiamo subito a vederlo in partita. Ok, convergenza, e stranamente non è controllo, quindi fantastico. Andiamo subito a vedere come funziona questo pezzo di armatura. Vi dico subito che ovviamente non è un cecchino, non è come avessimo un'altra persona che spara equipaggiare questo pezzo di armatura, però sicuramente può aiutare, quindi non va utilizzato da distanze lunghissime, perché comunque non è che sia tutto questo. Ecco, vedete come spara. Essenzialmente è un'anima d'arco che ci possiamo portare in giro e ci possiamo fare quello che ci pare. Ci dà una mano, però ovviamente non è che sia, come ho detto, tutta questa potenza. Non è come avere un'altra persona accanto che spara, ovviamente. Ok, tra l'altro penso che ho messo qualcosa che mi fa potenziare al massimo le granate, quindi avremo anche l'abilità molto molto più spesso. E diciamo che l'utilizzo di questa anima d'arco può essere utile magari in un 1v2. Ecco, magari da queste distanze no, perché con l'ultima parola ci facciamo poco. Però ovviamente dovete considerare che si va a sostituire la granata, quindi è un aspetto che va considerato. Vedete che il male lo fa. Questo qua l'ha ucciso solamente all'anima d'arco. In più, se siamo abbastanza vicini, i colpi vanno anche quasi tutti a segno, quindi l'utilità c'è. Per esempio, in situazioni come questa preferisco usare la granata invece che l'anima d'arco, per ovviamente portarmi le kill. È un aiuto, un aiuto molto molto gradito, molto molto utile in realtà, quindi vi consiglio assolutamente di usare il pezzo se lo trovate. Però ovviamente è una cosa che si andrebbe a sostituire alla granata, quindi dovete considerare anche questo. Ecco, diciamo che principalmente l'utilizzo che ne faccio io è quello per compensare le distanze, nel senso che se magari sono con l'ultima parola e sparo a distanze un attimino più lunghe, il danno dell'anima d'arco mi può compensare un secondo quello che non vado a prendere con l'ultima parola. Poi ovviamente è uno stile di gioco molto variabile, perché è un'abilità particolare che in realtà è nuova, penso. Cioè non c'è un'abilità simile nel gioco al momento. E mi rendo conto adesso che è anche utile per spottare il nemico, perché l'anima d'arco spara da sola, sa dove sono i nemici. Spara anche abbastanza veloce. È ancora tempo. Ok, vedete che ci aiuta veramente parecchio nei gunfight. Se missiamo un colpo, se facciamo qualcosa che no, può essere compensata da quel poco di danno. Anche per esempio un coso a distanza, che non so perché non è morto questo. È che per esempio un gunfight, appunto, come ho detto, dalle distanze, in cui non abbiamo un'arma che non è fatta apposta, ci dà quel minimo di danno in più che ci aiuta a portare a casa il gunfight. L'unico problema, diciamo, con questa abilità, ma che in realtà ci sta perché altrimenti sarebbe veramente fortissima, è il fatto che l'anima d'arco non ha le mani, nel senso che non spara mai come potrebbe sparare una... Perché non è morto quello? Non spara mai come potrebbe sparare una persona normale, ovviamente.
dura anche 20 secondi, quindi è veramente un casino. E io penso che la depotenzieranno in qualche modo, perché... cioè, non è infattibile, come abilità, ci sta. Non è qualcosa che... ecco, però vedete, questo abbiamo fatto. Non è qualcosa che... dici, è veramente infattibile. Però è un'ottima mano. Cosa potrà fermarvi se lottate uniti? E devo dire che lo stregone con questa nuova sottoclasse, oddio, in più anche con questa abilità, questo era quasi morto. Anche con questa abilità, dicevo, è veramente forte. Cioè, non c'è niente da dire, è fortissimo. Io, ragazzi, continuo a guardare sopra l'altro schermo, perché adesso penso mi vediate un po' storto, perché ho fatto una modifica, nel senso che ho preso il secondo schermo ormai da un po'. Se seguite il live l'avete visto. Ecco, questa non è stata un'ottima idea. Vedete, ragazzi, è proprio forte questa abilità, proprio forte. Dicevo, comunque, ho preso due schermi, quindi c'ho lo schermo del computer di qua con la webcam di qua e lo schermo della play da quest'altra parte. Poi, tra l'altro, vi basta mettere le modifiche giuste e si attiva veramente molto molto spesso, nel senso che l'energia della granata si ricarica veramente in fretta. Cacchio. Ok, abbiamo vinto. Devo dire che non ho giocato nemmeno troppo 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 male, a parte il fatto che ho guardato 8 super, quindi tipo le ultime 5 morti non ho fatto una kill, ma vabbè. No, va bene, 26-289, non male, avrei potuto fare molto meglio, ma vabbè. Io direi che adesso andiamo subito a vedere la seconda partita, come ce la caviamo, perché questa abilità mi intriga sempre di più. Oh, fantastico, stessa mappa di prima, ma ci mancava controllo, perché senza una partita in controllo non è un video su Destiny. Andiamo subito con la nostra anima d'arco. Bam 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 bam. Quello non è morto. Why aren't you morto? Tra l'altro mi sono andato a rileggere il perk della sottoclasse che ho appena messo, quella dell'energetica. E le tracce ioniche che rilasciamo. Madonna, scuro, mi ammazzava quasi col bobino, lo uccidevo nella vita reale però. Le tracce ioniche che rilasciamo, ovvero quelle quando uccidiamo un nemico, ci ricaricano le abilità di classe, le abilità in generale. Il che vorrebbe dire, se non sbaglio, che ci ricarica anche la granata. Pietro. Vai, vai, vai subito, bam bam bam. Ammazzalo, ammazzalo, anima. Brava anima. Ok, questo, ragazzi, avete visto tutta la potenza di questa abilità. Ce l'abbiamo proprio spaccato l'ultimo. E dall'altro avete visto che è difficile che vi rimanga qualcuno one shot in questi casi. Ma lui fa il bobina, è un po' zoccola. Perché essenzialmente la miglioria di questa abilità, di questo pezzo esotico, è il fatto che l'anima d'arco, vabbè, oltre ad essere portatile, ovviamente, dicevo che comunque avremmo potuto in qualche modo replicare con la pozza, è che spara molto molto veloce. Cioè, i colpi vanno proprio a raffica, come fosse appunto una torretta automatica. E questo, diciamo, che è la miglioria più importante secondo me, perché come avete visto, se siamo abbastanza vicini i colpi vanno praticamente tutti a segno. Altrimenti, anche se non siamo troppo... che cazzo, però questo gioca solo col bobina. Cioè, ci credo che in serie 10 va avanti di 3 kill in 3 kill. Scusate lo sfogo. Dicevo, con questo, se siamo abbastanza vicini, praticamente tutti i colpi vanno a segno, quindi spacchiamo tutti. Se invece siamo un attimino più lontani, non vanno a segno tutti quanti, però magari compensiamo con l'arma. Magari compensiamo, giochiamo di più con l'arma e di conseguenza alla fine ci rimane un one shot e viene finito dall'anima. Con questo gli faccio un'onda del caos sulle pesanti, così vediamo se le prende. Tumoraccio. Sono lo stesso, ma è incredibile, raga. Ma che tumore è quest'uomo? Che tumore è? Madonna santa. Quanto mi dà fastidio, ragazzi, la gente che gioca così. No, no, questi vanno a prendere un'altra volta le pesanti. Ok, vedete che da vicino quando i colpi vanno a segno fa veramente malissimo. Poco tanto, 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 tanto male. Zona
di vantaggio conquistato. Vai. Zona B per Sadmix. Who maybe cope with humor just to fit in for a bit. Who never let the world know when depression's setting in. Scomparsi tutti. Attivo l'anima d'arca, scomparsi tutti. Ah, tra l'altro vorrei vedere se anche magari è buono per... Vai, brava, anima d'arco. Vai, animella, brava, animella. Oh, cazzo. Questo non l'avevo mica visto. Non sto capendo chi uccide chi e come. Va bene. No, no, no. Vabbè. Ovviamente, ragazzi, va anche utilizzata nella maniera giusta. Nel senso che io adesso ho fatto la cagata di andare, di pushare e poi mi è venuta in mente l'idea di attivare l'anima d'arco. Il problema è che ci mette parecchio ad attivarla, quindi ovviamente non è stata un'ottima idea fare una cosa del genere. Che poi alla fine, ragazzi, se ci pensate, l'aiuto è un po' lo stesso che ci potrebbe dare una granata, nel senso che comunque una granata ci aiuta facendo danno al nemico. Dobbiamo solamente lanciarla bene. L'unica differenza di questo è che... Oh, cacchio. L'unica differenza con questo, dicevo, è che questo spara da solo, quindi non c'è bisogno di lanciare la granata per bene. Comunque, ragazzi, questo era il pezzo esotico Artista in fuga. Devo dire che ci sta veramente un sacco. L'abilità è molto molto utile. E appunto, l'utilità di questa abilità, essenzialmente convertendo la granata, è la stessa. Facciamo più danno al nemico e ci portiamo avanti il gunfight. L'unica differenza è che dura 20 secondi, quindi è veramente un casino, dura tantissimo, ci possiamo fare un botto di gunfight. In più, questa spara in automatico, quindi vanno da soli i colpi, non dobbiamo lanciare la granata per bene. E devo dire che è veramente veramente un'abilità molto utile. Vi consiglio di provarla se droppate il pezzo. E detto questo, io, ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è bellissimo, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, e lasciamo un posto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao. E io sono Gaul, per la tua luce